Michele, cosa stai facendo? Ma ti rendi conto che ci stanno guardando tutti? Michele, mangia i cereali che ti servono per la dieta. Tu non ci sei neanche in una foto perché sei sempre da solo. Hai finito di lavorare al fresco? Vedo dello stupore nei vostri occhi. Questo non è stupore, questo è un dramma. 10 giorni, 10. Quando ti ho conosciuto eri pieno di creatività e non avevi niente. Invece adesso che hai tutto, anziché io ho tutto, non sai fare più nulla. Ha da poco chiamato la signora e mi ha obbligato a preparare la sua valigia. Credo funzioni tutto, però se hai qualche problema, chiamami. Tanto non rispondo. Ti rendi conto di dove sei? La signora Rosalia ha una storia triste da raccontare. I tuoi avi a venire, quindi a seguire. No, 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 così. Io vivrei qui. Ecco che è tornato. Quello morto. Esatto. Ah, ma potrebbe... potrebbe, poi se muori sul più bello. Forse... Scusa. Come sono messi i tuoi parenti? Gli amici. Come sono messi i tuoi amici? Ne hai amici? Michele, vestiti. Che succede? Ma senti, una mano. Ma chi è questa? Ma questa è la grande, l'immensa Romizza Pucciano. Hai manipolato una vita senza radici, senza niente. Io so solo che ti ho dato tutto. Io quando sento Romica Buceano mi sento libero, mi sento il vento, mi sento che me ne voglio andare. Se solo finissi questo cazzo di dipinto, io adesso saprei che cosa cercare. Io non so chi sia sta Romica. Romica Buceano. Vabbè, comunque, hai iniziato a farti le canne.